take a sit and have a drink. We can watch life pass on by. Thank you.
Greetings, buonasera e bentornati sul canale Chromatic Scale. Come sempre io sono Icarus e questa sera siamo tornati ancora una volta su Elden Ring. Ah, Elden Ring. Ok, allora, non abbiamo abbastanza materiale per potenziare assolutamente niente. Però, ehi, abbiamo un sacco di anime, tra l'altro non ricordo perché, ma ce l'abbiamo. Forse possiamo anche pensare di livellare un po'. Oh, I suppose that possiamo anche farlo in due se ci riusciamo. Se io uso una runa dell'eroe, quanto mi dà? Non so se riusciamo a fare due livelli. Dobbiamo continuare a pompare intelligenza. Possiamo usare questa, quanto da runa dell'eroe. È bastato questo. Non è vero, ci manca uno spunto. Adesso sì. Molto bene. Allora, dove avevamo lasciato l'altra volta? Avevamo lasciato esattamente qui, la camera da letto della regina. Ma prima dobbiamo sistemare un paio di cose. Tra l'altro abbiamo anche da sistemare, a parte l'abisso tra le radici, dobbiamo tornare da Fia. Voglio rifarmi un po' la strada da queste parti. Poi credo ci sia, deve essere qualcosa anche da queste parti che non già abbiamo esplorato per niente. Ma in the meanwhile, andiamo a sistemare la tomba dell'eroe di Gelmir. Incantesimi, questo va bene, la falange cariana va bene, l'arco pesante va bene. Non so se tenermi la cometa o rimettere il cannone di Aima. O magari qualcos'altro, ma non lo so. Possiamo anche provare questa, giusto per... rimettiamo il nostro elmo e proseguiamo. Ok, ehi, let's... Aia.
Sciabriri. No, non mi va di saltare adesso, rischio di farci una finaccia. Prendici? No. Ovviamente. Ma era preventivabile che saremmo caduti di sotto. Come dei Dufus. Boeing. Oh, non è una droppa DG. Sta atterrando. Au. Speriamo di riuscirci alla prima perché sennò c'è da mettersi a piangere. Nice, big brain time, siamo troppo smart, siamo troppo furbi. E speriamo che la lava sia finita perché comincia a essere insopportabile. Oh, knock knock. Statua di Marika e il boss qua giù. Ah. Ok, literally nothing more. Ok, let's see how it goes. Che cos'è? Lupo rosso del campione.
Oh, come ho fatto? Cavalier Limiere Flo. Abbiamo un limiere tutto per noi. E una radice mortale, tra l'altro. Not bad. Ora però, tra l'altro. Beh, dubito che da qui si vada da nessuna parte, ma... c'era in teoria, si sentiva il rumore di una, uno scarabeo, ma boh. Ok, il boss non ci ha dato neanche chissà quanti problemi, ma aspettavo peggio sinceramente, però va bene uguale. Nice, Monte Gelmir. Ok, allora ci dovrebbe essere qualcosa pure qui. Poi dobbiamo andare qui. Grande montacarichi di Dectus. Grande montacarichi. Qui non so che c'è. E poi diamo un'occhiata un po' in giro. Le mine di Silvani le avevamo esplorate, quindi non mi... No, Sauron, scendi da lì subito. Micio. Allora, dove andiamo per prima? Andiamo qui e torniamo indietro. Che forse... credo sia l'idea migliore. Vedere se è vero che con la patch 1.4 hanno sistemato lì. No, Sauron, no! Scendi! Hanno sistemato le invasioni di Rike, Pike, i Pike e Edgar. Oh, è qui? C'è caduto un meteorite. Oh, ok. C'è caduta una belva meteoritica. Aia. Ho sbagliato. Bene, perfetto, è proprio questo quello che volevo fare. Ok, va bene. Ma, sta ripensando? Aspetta. Che fastidio. Niente, non si possono lanciare magie. Non ci si può curare.
Altra volta. Niente. No. E sono morto. Pazienza che ci vuole. E ora dove sono? Ok, ora dobbiamo capire come andare dall'altra parte del mondo. Oh, oh. Possiamo farla finita, sì? E ti pareva. Ah, sciocchi, non mi prenderete mai. Devo capire come andare lassù. Basically. Forse abbiamo trovato la strada. Forse no, probabilmente no. Eh? Oh no, sono stato. No, niente, era una fregatura. Non si sale da qui. Anche ci provo a salire in stile Skyrim. Quello che fa? Ancora mi cerca? Ok, proprio così. Eh beh, va bene, no? Oh. There's a way to salire. Ah, lupi, ok. Oh no, non si può guardare la mappa. Non si può guardare la mappa per colpa dei lupi. Wait, what? Qualcosa è andato storto. Sì, che devo andare su, non giù. Come ho fatto ad arrivare fin qui? Ok, ascolta, allora seguendo questa strada...
ci dovremmo arrivare. Tu 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 tu. Stanno verso estremamente su. No, no. Questo. Per quanto sia strano. E fra poco dovremmo riuscire ad andare verso su. Come scusa? Ok, non sono mai passato qui, mi stanno letteralmente cannoneggiando. Con i trabocchi poi. Oh. Facciamo finita, sì. E dai, su. Tornati Sheila in there. Tornato lo spengitore. Miau. È disperato. Cioè non mi agoli più. Ma io non devo venire qui, cioè, ci passeremo più tardi. E da sta parte non siamo passati. The Altus Plateau. Ah, t'ho visto? Ma che cazzo. Ah, torre della strada maestra. Vi surgelo tutti, maledetti. Oh. Ha deciso. Oh. Uff. Aia. Che ci sarà in cima alla torre della strada maestra? Absolutely nothing. No, c'è un baule. Con la catena. Ah.
Arco pesante, freccia grande, ok, whatever. There's a big boy cavaliere. Challenge me. Silenzio, buonasera. Eh sì, aspetta, faccio un attimo di pulizia. Falla finita. Ho trovato il set, quello del poster boy. Quello del poster boy, allora ho detto no, questo devo metterlo per forza. Poi abbiamo concluso. Ho fatto la cosa, ho fatto la tomba del Monte Gelmir, dell'eroe del Monte Gelmir. Sono arrivato in fondo e il boss era letteralmente subito, praticamente era subito dopo quel pezzo con la lava, non c'era neanche da fare chissà cosa, bastava solo superare quel pezzo con la lava. E poi c'era il boss. E non ti dico che boss era. No, 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 no. Però ti posso dire che non era l'albero putrido. Accidenti a me, ma come faccio ad andare lì? Mi si apre la mappa. What was that? Comunque, ecco, era sempre un boss riutilizzato, eh. Non era niente di nuovo. Purtroppo. La porta? Era sempre un boss riutilizzato, ma che ho letteralmente sciolto, poverino. Hai trovato il gradio di sito? Qual è questo? Aspetta. Questo? La regalia di Eokaid? L'ho trovata a Caelid anch'io. Dove l'ha lasciato il cavallo?
Mi spiace per te. Perché sei un assassino dei neri coltelli qui? Ma ci so fare pure io. Guarda questo. Complimenti. Signorina, non si abbassa la vita massima delle persone, però, eh. Vedi, dopo questo è quello che succede. Mi dispiace. Scala fede, ovviamente. Subito chiudo la porta. Fede, quanto? Ovviamente l'abbiamo perso. Fede 18. Comunque, finalmente, finalmente posso vedere dei risultati sulle con la magia. Finalmente faccio dei danni decenti. Mi stavo sentendo veramente sottolivellato. Mi ci è voluto di portare intelligenza 62, però tomba dell'eroe beato. spero di no. Le ombre si bagnano di luce e rivelano i punti deboli. Oh, scusate. Ok, che significherà? Non lo so. Ma adesso premiamo questo. E poi usiamo una di queste. Perché, perché non farlo? Ho sbagliato mossa.
Ciao. Ciò che pensavate di fregarmi con così poco. Sì, ma io qui che dovrei fare? Quello mi tira le bombe. Dubito di poter camminare lì. Ah, ho capito. Sì, ma io lì mi faccio fuori. No, no, strada normale. Tanto I suppose che ci andremo in maniera normale lì. Oh no, tu no. Ok, nicely done. Easy. Easy, bestiaccia. Ovviamente adesso mi sento fico perché probabilmente quest'area è... sono sovralivellato per quest'area, però ehi, ogni tanto posso sentirmi bene pure io in questo gioco, no? Penso che si possa fare. Ma perché? Stutter. Ok, quindi devo far venire sto tizio qui per poterlo prendere a spadate. Molto bene. Grazie di avermi spiegato la meccanica del gioco. Come to me. Scusa, perché con te non funziona? Ti pareva. Dai. Oh signore, dai. Sì, se non si bloccasse di continuo potrebbe anche essere un'esperienza di gioco godibile. Questo è finto. No. Ma quanto è bella st'arma. Per chi suona la campana. Che ne pensi, Silenzio, di questo update 1.4? Ah, culo. That scared the shit out of me. Nice. Poteva andare peggio. Però mi piacerebbe anche poter tornare al piano di sopra. Che ci sta tutto. E che è un po' tardi. Mettiamolo anche così. Ovviamente no. O meglio, io ho dato un po' un'occhiata in giro.
sembra che la cosa, cioè la potenza delle Ultra Greatsword sia diventata assurda, però non avendole provate non so che dirti con precisione. Potrebbe essere come potrebbe no, fino a... Ho visto che qualcuno si è lamentato del fatto che questo update abbia rotto dei boss. Mamma mia, sti menu che devi premere il tasto per farli sparire. No, io l'ho visto principalmente su YouTube. Sembra che... praticamente i boss in seconda fase, cioè i boss che hanno due fasi, due o più fasi... Oh, soldati di Lindel. Quando devono... quando cambiano fase... quando, se vanno in seconda fase con uno status applicato, tipo sanguinamento o roba del genere, muoiono in instant. Invece che andare in seconda fase. No, 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 lascia. Eh sì. Scusa. Vattene a calmata. Aio. Aio. Come ci vado lì? Bug software, esatto. Uff. Essere un modo per salire lì, però, no? Beh, non è questo il modo. No, non lo so, ci torneremo. Ah, ok, però a caso. Jokes on me. Ecco ragazzi, adesso porteremo... Puzzava di imboscata. E infatti mi sono trovato 5 schegge di ossa umane come reward per l'imboscata. GG. Una resina di radice. 3, scusa. No, tu no. Testa parlante, iniziamo. Come lo sconfiggo questo?
Potazzo e sfortuna, Giova! Oh, oh, aio. Senti, dammi un attimo, prego, sì? Mi dispiace. Ciao, ciao. Au, come ti permetti? Ciao. Oh, au, au, au. Ehi, wait, 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 piano, eh. Scusa, ma la leva dove stava? A parte che il tizio sembra essersi completamente dimenticato di me, no? Ok. Dovremmo regalargli un po' di schiaffi a sto tipo, a quanto pare. Ah, sciocco! Non hai capito. Sei tu che sei chiuso qui con me, non il contrario. Sauron, no. Niente leva. Era d'attivazione umana. In pieno stile le follie dell'imperatore. Statua di Marika, molto bene. Questo che deve... ti pareva. Ero in piena animazione d'attacco. Vabbè. Vediamo chi ci aspetta. Che? Antico eroe di Zamor. Oh, you? Proviamo sta nuova spell un po'. Non è servita a niente. Molto bene. L'antico cavaliere drago Christoph. Oh. Christoph. Che peccato, sto boss mi era piaciuto un sacco quando l'abbiamo trovato dentro la galera. Questo giro è stato distrutto. Non si può mai per fare i giocattoli. Mi sa di sì. Comunque ho visto, ma smetti di targettarmi le rane, sì, le capre. Le capre dai, cenere di quella ariete folgorante. Oddio. Is this a chiesa? Oh, aspetta un po'.
Guardala! Guardala! Oh! Scusa, ma qui non ci dovrebbe essere scritto qualcosa? Vabbè. Farò finta di niente. Urca. Chiesa degli echi di tempesta. Che maleducato, non si tirano le cose. Su quella grande. Ah, la delle scritte dici? Mi sembrava di sì. Selezione del fulmine draconico che non potremo mai utilizzare. Dardo pesante folgorante. Lacrima sacra. Oh, giusto la cercavo, va. Sauron, mannaggia la miseria. T'ho detto di no, però. Mamma mia, quanto è insistente. Allora, abbiamo rimasto una tomba dentro la città, fuori la tesi. Dietro la città, questa. Però actually volevo dare un'occhiata qui in giro perché mi sembrava ci fosse qualcosa di interessante. Of the Sobborghi of the Capital. Ah, lo sai Silenzio che poi mi ha invaso un'altra volta, anche qui, il cacciatore di globici neri? Proprio senza remore, anche se è morto quello vero. Solo che ho 37.000 cose, mi dispiacerebbe perderle perché... Ce la facciamo con queste? 50.000 me ne servirebbe altrettanto. Mi tocca usarle tutte. Vai, spara. Forlorn, discount Forlorn. Parole sante, amico mio. Parole sante, amico mio. Oh, ecco, io volevo percorrere questa strada da qui, perché l'altra volta l'abbiamo fatta solo a caso. L'abbiamo girato un po' al largo, invece volevo vedere se ci fosse qualcosa di interessante. Scusa. Margit, the fuck are you doing here? Ah, senti freddo? Uff. Amato.
Aia, questa me la so cercata. Goodbye, Murder Trucker. Margit aveva posseduto sto tizio qui solo per dirmi: ah, ti vedo tu e la tua fiamma d'ambizione. Sciocco. Wow. Wow. Comunque, sono costretto a dirlo comunque. Eh no. Sono costretto a dirlo. Sembra davvero che i boss non sappiano come combattere quando si trovano di fronte a un mago, eh? Oddio santo, sti cosi col morbo mortale. Epitaffio dorato, un'altra spada sicuramente fede. Fede 14. Eh no però, ti pareva. Ma dai, ma che sega sti scuri. Non tarata per uno che sta a cavallo, certo. E certo, non poteva mica essercene uno solo. Facciamo finita queste cazzo di imboscate, per favore. Siete alquanto fastidiosi. Prima o poi otterrò la mia vendetta su questi carri maledetti.
troverò il modo di romperli e li romperò tutti dal primo all'ultimo. Dietro il fiore. Nope. Sta armatura mi piace un botto comunque. Sembra che il mio personaggio è tipo un metro più alto. Vabbè. Questa è più stretta però. Porca puttana. Cazzo, le scheletri di merda. Che palle ragazzi, sti merde di... così. Come cazzo si dice? Ah! Oh. Insopportabile, insopportabile. Imboscate di merda, no? Sì. E ti pareva che ce ne fosse un altro lì? È pieno, aiuto! No, siamo in fondo. Siamo arrivati. Che stress. Cosa che io devo rimbalzare sempre sui muri e loro no, mi mandano bestia. Oh, che bello. Vabbè, ha presa one shot. Va bene. È solo l'ennesimo presa one shot del gioco.
sarebbe stupido da parte mia non considerare la presa one shot. Guarda sto bastardo che mi ha colpito alle spalle. Quello non era il corno è la spallata. Quello era tipo, non so, una culo, un pungiglione, qualche merda di presa one shot di merda, di tutte le merde del mondo. Che è sta cosa, ma? Da quando il cavaliere del Crosolo fa dire... Ma che cazzo fai? Io muoio, ma vaffanculo. E da... Basta. Già sono una merda da soli, figuriamoci in coppia. Basta, è tempo di chiamare la cavalleria. Andare a fanculo, eh. Ops. Ero il catch ovviamente. Ovviamente, no. Ma ha mancato. Ma perché devi venire a rompere le palle a me? No! Oblita scudato! No! Perché Oblita scudato? Perché? Ammazzato. Ah, bitch. Ho schivato troppo presto. Vabbè. C'è solo un tot amount, c'è solo un tot amount of bullshit che uno può sopportare, no? Su una sera, quindi... Ti levi dai coglioni, per favore? Non sapevo. Che sega, ragazzi, non te puoi curare, non te puoi curare. Non te puoi curare, mio mio, non la sopporto sta cosa. Che sega, supero. Io non posso attaccare la manetta. Ogni tanto mi devo fermare. Cazzo.
colpito. Oh, che è? Ti pareva. Io spacco tutto. Sti boss, che merda che sono, sono una merda colossale, sono insopportabili, Dio santo ragazzi. Hai ragione. Ovviamente. Certo. Ma se stava attaccando quello dietro, perché se la piglia con me? Eh? Tirano pure le pozze. Sono grandiosi, tutti. Grandi. Sì, il pestone si salta, sì. Il pestone si salta, ma ovviamente i miei riflessi fanno cagare, quindi non lo salto. Però l'idea è quella, sì. L'armatura del crogiolo e lo spadone. Assolutamente. Carico pesantissimo, ovviamente. No, è uno spadone normale. Fede 15, ovviamente. Fede 15, ovviamente. Sì, c'ho anche l'albero di Siluria. Che è questa? L'armatura di Lionel è fantastica.
48.000. Non sono male comunque le armature del crogiolo. Peccato che pesano una quantità. Cioè, pesano una cosa improponibile. Comunque stasera big content, abbiamo fatto. Sono abbastanza convinto che qui ci debba essere la solita scala invisibile. Ma io non riesco a trovarla come sempre. Avreste rotto un po' i coglioni, eh. Maghetti da 4 soldi. Oh. Ci sono già stato? A quanto pare sì. E allora niente, c'ero già stato qui, oh. Devo tornare alla galera. Dobbiamo sconfiggere Tiche. Oh, sta mappa che non si apre. Sta ferma, stupida telecamera. Parte sbagliata. As it seems. Che ci manca qualcosa da esplorare da queste parti? Sono delle rovine qui, ma non mi sembra ci sia nient'altro. Oh cazzo, sto morto. Mi ha lasciato con un HP e poi ha cominciato a smanazzare. Sta brutta merda. Che schifo che fa sto. Oh santo, che schifo. Thank you.
dai, dai, Dio, se può vedere sta cosa. Stavo spammando roll, ma non si può rollare perché quando ti colpisce te staggera. Io quando mi ha dato il primo schiaffo stavo premendo cerchio, 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 schiva, 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 ma non si può schivare. E allora se muore, fine, è una merda. Tanto c'è poco da dire, poco da fare. Vai, ci vediamo, è stato un piacere, addio. Le pietruzze che cura? Ci sono delle pietre che curano? Posto voglio andare lì. E poi bisogna andare qui, passando da qui. Sì, ce n'ho quanti te ne pare. Che sta roba è inutilizzabile. Cazzo profondo di Einzo. Shit, another dragon. Che scrive da qualche parte che quel sto cazzo di cavallo ha i controlli perfetti, lui lo manda talmente tanto a fanculo che non te ne fa, non me ne fate l'idea. E dai, alberi di merda. Controlli, sì, non si ferma mai. Sembra che fa apposta le volega delle sorte. Altro che i controlli. Ma che bisogno c'era di tutti sti draghi qui? Non bastava Adula? Che cazzo si scende qui? GG a me. Non bastava Adula qui? C'era bisogno di tutti sti draghi?
così a caso. Boh. Galera eterna del capo. Proviamo proiezione. Non gli ho fatto assolutamente niente. Guarda quanto cazzo mi ha fatto male. Vabbè. Cioè, ma vattela a prendere in quel coso. Un po' più di Hyper Armor. Quanto te ne parli qua? Ovviamente. Aio, schiva, schiva! M'ha preso. Che scocciatura, ragazzi, sti boss fatti così. Anzi, che tra tutti è il meno peggio, ma mi devi credere che... Basta, fermati. Vabbè. Liscio. L'ha presa che shot. Dio che sia. Nonno, ho preso le anime, le rune. Boh, può essere. No, dove stanno le rune? Vabbè. Ho mancato. Shit.
utter completely bullshit. Lasciamo perdere, guarda. Per l'amor del cielo. Questo gioco fa schifo. Oh, cristalliani. Tra 5 minuti ragazzi, andiamo un attimo in pausa, perché come dicevo prima la pazienza finisce in fretta, soprattutto di fronte a ste stronzate. A fra poco. Thank you.
vediamo di sistemare il letto. Come cazzo mi ha preso, ma dai, ma vaffanculo, va. Che schifo. Poi si inchioda di continuo, mannaggia. Statera di continuo. Uno come fa a giocare così? Il debuff mi si è portato bello.
bersaglio. Ha preso l'attacco. Vabbè, ma dai, ma su, ma come si fa? Ma non si può vedere una merda del genere, no? Dai, cazzo. Che cazzo schifo fa se tanto mi piglia uguale? Che sega, ragazzi. Madonna, mi cava tutto il divertimento sta merda di gioco quando fa così. Rincoglionito l'omino. Il nemico davanti e il mio attacco in solito fa così. Ping da una parte. Ma che cazzo stiamo a fare? Su, ma dai, ma c'ho colpa io che ci perdo tempo. Ma che cazzo stiamo a fare? Dio santo, ma che sono ste mosse di merda? Più grossa la UEFA, no? Falla grossa quanto tutta la prigione. Possono fare tutte le patch che mi pare, ma cioè, siamo proprio lontani da come dovrebbe funzionare il gioco.
quanto che pensi che sto gioco non abbia fisicamente più merda da tirarti contro? Te la ritrovi tutta addosso. Eh beh, ovviamente. Letteralmente passato sopra la testa. Non è il dislivello che mi ha fregato, perché se io c'ho il lock-on, cazzo, il mio personaggio deve cercare di colpire quello a cui sono loccato, no? E non tira cose a caso, tanto per tirare. Dai, su però, come posso fare queste cose? Queste merde mi fanno un cazzo da pesce. Sta mancando. Vabbè, allora fa un po' come te pare, cioè. Ho mancato. Che merda, ragazzi. Che merda che è anche sto boss. Com'è possibile che su sto gioco ogni singolo boss, uno dopo quell'altro, sia una merda colossale? Sarà colpa mia che li becco tutti a fila, i boss de merda, ma... cioè, boh.
mancarla su di me. Come cazzo ho fatto a mancarla adesso? Ma non si può vedere sta cosa. Se possono vedere queste cose. Ecco. Sta stronza schiva alla velocità della luce. Fa le mosse alla velocità della luce. Io sono recovery dopo una spadata. Che cazzo devo fare? Muoio e basta, perché non c'è altro da fare. Bello, bello, bellissimo sto gioco. Proprio un capolavoro. Un capolavoro che passerà agli annali della storia come il peggior gioco della From Software. E addirittura peggio di Sekiro, sta merda. Almeno quello. Vabbè. Oh, sono stato stupido io stavolta. Urca, guarda le rune che mi ha dato. Ancora usare, quindi va bene. A letto droppa la cenere di Tiche, sì. Per qualche assurdo motivo, ma sì. Si vede che la sua non era available.
da un cazzo. Ma come? Carino sta meccanica del menali finché non si rompono e poi bullizzali. Sono un po' una sega sti cristallini. Soprattutto perché te li tirano addosso 3 o 4 o 5 insieme. Ho mancato. E lui no. Vabbè. Almeno c'è un minimo di soddisfazione quando li rompi. Ho mancato. Vabbè, pure per terra, va bene. Ma che cazzo ci sei? Oh che bello. Ciao, molto bene. State fermi. Oh no! Scendi da sto cazzo di cavallo, tanto non si può combattere. Cavallo. Che coglioni ragazzi. Porca puttana. Salti ciò. Non è possibile, Dio buono. Giri l'angolo, c'è il lupo del Radagon. Giri l'angolo, c'è il lupo del Radagon. Cazzo. Lupo del Radagon, sto ceppo di cazzo, ce l'hanno tutti. Il lupo di sti cazzi piuttosto. E ovunque. Persino sottoterra non trovi.
dai, vieni, cojones. Dai, su. Caspita, è finito. Ma vabbè. Ok, va bene, va bene. Tanto sto solo dietro al muro. Andatevene a fanculo, cristalliani di merda. Ma infatti perde completamente qualsiasi senso il lupo di Radagon così. Vabbè. No, sta fermo, sta. Guarda un po', posso giocare anch'io? Lo vuoi fare tutto te? Io sono stufo, ma stufo forte. Dio santo, l'unico modo per divertirsi su sto cazzo di gioco è averci 47.000 livelli più di tutto il resto. Se no, porca puttana. Sciupato dal non so, cioè moveset di merda che non c'ha un secondo di pausa, te deve far sputare il sangue per combattere. No, grazie, ma tanto stavo bene anche senza sto cerchietto. Anche questo potevamo evitare. Se te la prendo in quel posto, manca te, stupido.
lo scarabeo che torna verso i cristalliani. E lui esquiva tutte le mie magie. Ma cavallo, mezza barra di vita con un colpo solo. Io non riesco a colpirlo. Alzati, alzati! Sì, è perché sarebbe troppo facile se facessi solo attacchi melee, no? Quindi guarda che strada de merda dove deve essere rifatto tutte le volte. Io non ne posso più di sto gioco, guarda. Delle stronzate che ti tira contro sto gioco, non ne posso veramente più. Guarda. Dov'è? Ma vaffanculo! Che cazzo però! Santo, non si può, no, non si può. Dio, madonna. Vaffanculo, finito anche da me. Ma uno che cazzo gli deve fare sto boss de merda, scusa, Evocare le summon non le puoi evocare. La magia te la schiva, le spadate te le schiva, t'attacca di continuo, ma che cazzo gli devi fare? Io boh. Come cazzo tocca giocarlo sto gioco? Qualcuno me lo spieghi, perché lo capisco. Evidentemente l'ho capito ancora. 100 ore di gioco e tanto fatico. Intelligenza 64 non serve un cazzo. E allora qualcuno mi spieghi come cazzo va giocato sto gioco. E no, mi rifiuto di cambiare build, mi rifiuto. Perché Dio buono, io voglio giocare come cazzo mi pare. Voglio giocare con la stregoneria, gioco con la stregoneria. Se la stregoneria era merda, il gioco era merda. E vaffanculo un'altra volta.
Va. Non poteva andare diversamente. Cerchi di B, t'ammazzo. Cerchi di curato, t'ammazzo. E allora vaffanculo. Se non te può arrivare con quel super mega salto galattico de merda, te spara le magie. E allora vattela via sul culo. Muori e basta. E allora, bello, divertentissimo. Veramente divertente. Proprio che wow. Gioco dell'anno. Io ragazzi ci provo veramente tanto. Non mi interessa divertirmi. Non cercare di essere positivo, no? Cioè me le cavo dalla bocca. Non si può vedere una cosa del genere. Se può vedere che per curarsi o per riprendere il mana de merda che non si ricarica da solo. Dio madonna, si rimette 6 ore e mezza. Se può vedere che non rolli mai, non rolli mai abbastanza. Non sei mai abbastanza veloce. Oddio buono, ma che cazzo è? Dai, su. Stanno ste rune. Ecco qua. Che cazzo? Tonto. Tonto un cazzo, non mi cade io. Oh oh. This is bad. Ebbè. Pietra forgiatura 8.
Sì, 3 ore a guardare il bastone a grattarsi la testa. Ma... ah, tocca scendere ancora di più per arrivare lì? E come cazzo scendo io? Cioè, quindi sto posto non era neanche il posto dove volevo andare io? Awesome. Se trovo un altro lupo ti giuro di disinstallo il gioco. Non c'è bisogno di fa... Cioè, Dio buono, fammi vedere che in funzione, fine. Mi fa mettere 3 ore e mezzo a guardarmi intorno. Cerca 3 grandi bestie sagge. No, adesso ci andiamo, dai. Saranno ste grandi bestie sagge. Mi piacerebbe che con ste challenge di merda, sti nascondini del cazzo, quantomeno te delimitassero l'area. Guarda, qui stai uscendo dall'aria, torna indietro. Il mondo saranno queste grandi bestie sagge. Quanto saranno lontane. Siamo troppo lontani oppure no? Boh, non si sa. Non c'è verso di saperlo.
Silenzio. Speriamo che almeno sia che valga qualcosa. Perde tempo su sto puzzle. Che bestia di tartaruga. Speriamo di no. Tutto sto sbattimento per una pietra della memoria mi incazzo come una biscia, porca miseria. Perché non hai visto la terza? Che ho messo la torcia non si sa, però va bene. Non posso usare il teletrasporto, se no mi rispawnano un'altra volta. E adesso c'è da divertirsi.
Scusa, gioco. Tartaruga volante, tanta roba. Perché se no sarebbe stato lo stesso puzzle più e più volte, invece questo è diverso, no? Buttate anche di sotto. È nice incantesimo. Sono curioso di vedere se la possiamo usare. Spoiler, no. E infatti, preciso. 68 e 70. Oh oh. Fortuna che ci vogliono solo 70.000 anime per rune per livellare. E siamo a intelligenza 64. 65. Ma sai, poi voglio ridere perché... Dovete morire, grazie. Mi troverò di fronte delle sfide che mi one shotteranno, perché tanto già mi bishottano adesso, quindi figurati dopo. Ok, arriva l'invasione. Se mi ha fatto scendere da cavallo, arriva l'invasione. Shabriri grapes. Ma ha fatto malissimo con quella mossa, tra l'altro. Quindi adesso Hietta dovrebbe essere qui, credo. Ecco. Hello, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant, and when I eat... Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabriri grapes really are. Delectably tender and sweet. Tender and sweet? Searing. What a sight they must be to behold. No. That's impossible. Not all of those people. Their own... So those noises I heard were... Sorry. I'm all right now. Don't mind me. I apologize. You only did as I asked. I'll be fine. Think no more of it. I apologize. I'll be fine. Pronti? I apologize. I'll be fine.
Ah, bisognava resetta lì. Is that you over there? I've gleaned something very important indeed. Molto, molto carina come cosa. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail. So faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. Se lo dici tu. Non mi sembra questa la I've gleaned something very certain now. I've gleaned I'm certain now. Oh, hello. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before, but I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Questi 100 piedi aurici sono sempre stati qui. There, please, without one. Sì, ormai è andata. L'abbiamo persa proprio. Tra l'altro, non penso che proseguirò la sua quest. Non fino alla fine, perlomeno. Ma Van Dyke non dovrebbe invadere qui? Oh, eccolo. Oh, Lillo, calma. Ah. Vabbè. Vabbè. Sì, ma ho fatto un po' dei danni. There are special grapes which only grow these without one. Oh. Oh. A fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. Compose my
myself again. May the blessing of the fingers be upon you. Thank you. I'm sure I'll be a fingerman. Non lo so. Oh, se n'è andata. Porca miseria. Ok, allora ragazzi, prima che ci salutiamo, vogliamo vedere chi ci aspetta nella capitale. Anche se sinceramente c'ho un pozzo di cose, non mi va di rischiare di perdere. Solo che non so come altro fare. Vediamo se sti cavalieri ci droppano abbastanza anime. Rune, pardon. Bella Hyper Armor, ragazzi. Congratulazioni. Beati voi che l'avete. Questo si è messo a tirare le frecce qui. Molto bene. Quanti ce ne sono? 3, 4. Non so se possiamo fare qualcosa tipo questo. Comunque è fantastico. Combattere sti nemici con la stregoneria è qualcosa di bellissimo. Va. Fortuna questi che tirano con l'arco. Vabbè.
Pardon. Grazie. No, no. Caspita, sto starnuto, mi ha distrutto. Oh, mi fa male tutto. Bellissimo come le weapon art facciano più male della stregoneria comunque. Vate la prendi per forza allora, prendi. Oh ma. Finalmente è giunto il momento di affrontare un boss di trama. Sperando che sia meno bullshit di tutto il resto. E mi mancano 3000 rune, tanto perché no? Sperando che sia meno bullshit di tutto il resto. Comunque questa è la camera da letto della regina. Quanti Guinevere vibes, eh? Preparatevi, siamo finalmente at the foot of the Earth Tree. Vediamo chi ci aspetta. E diventa un trio. Cazzin. Quanto tempo. Graceless, tarnished. Ci dovrebbe essere Morgoth in teoria. What is thy business with these thrones? Ah, Godric the Golden. The twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. Okay. Have it writ upon thy meager grave. Felled by.
King Morgott. Last of all kings. Wow, quindi Margit era Morgott. Che botta. Che è sta roba? Oh no 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 no! Andato via gli spiriti perché mi sono detto se no non mi godo il fight, e il fight si è dimostrato una merda con una presa alla velocità della luce e un attacco caricato del cazzo. Beh, mi fa piacere, ancora una volta il gioco o è troppo semplice o è troppo difficile, cioè nel senso non troppo difficile, o è troppo semplice o è una merda impossibile. Beh, no, ma infatti l'ho mandata via apposta. Il problema è che poi ha deciso di tirarmi contro tutta la merda del mondo. Oh. Schiva, schiva, schiva. Non si schiva. The Sekiro once again.
Mi sento un po' una merda, sinceramente. Mi sento un po' tanto una merda, sinceramente. Credo che Margit, cioè Morgoth, quindi Margit, abbia fatto la stessa cosa che ha fatto Re Ranni quando ti si presenta col nome di Renna. Sì, vabbè, per l'amor del cielo, guarda. È piuttosto il lupo di Radagon come mob che Morgoth, infatti. Per l'amor del cielo. Comunque, ecco, penso che dipenda da quello. Cioè, il fatto che lui ti si presenta come Margit per non farti, per non svelare che lui è Morgoth, per fermarti, per stroncarti proprio all'inizio del viaggio. Un po' come all'inizio Ranni ti si presenta come Renna. Quello che sarebbe curioso capire è... perché parla della sua maledizione sul... della sua maledizione sui troni. Nonostante fosse uno dei presagi, Morgoth si fece carico di diventare lo scudo dell'albero madre. Egli non ricambiò mai l'amore, non avendone mai ricevuto. Piuttosto amo per sua scelta. Che significa? Boh. Cerca la torre divina di Altus Est. Cosa? Questo è Altus Ovest. Quindi ce ne deve essere un'altra torre divina ad Altus Est. Ma dove? Boh. Ancora niente. Vediamo un po'. Le spine impenetrabili respingono tutti e nessuno può entrare nell'albero madre. E quindi? Mato. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin.
far above the clouds, upon the snowy mountaintops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Cioè, vogliamo dar fuoco all'albero madre così? I wish to journey with you once more to the flame of ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Troppo sbatto. I wish to join the flame then and guide you. Possiamo finalmente fare una cosa, ragazzi. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. Possiamo finalmente share them with me. Livellare. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Dopo 90 ore di gioco. Per un livello non posso equipaggiare la luna di cosa. I wish to join the flame then and guide you. E qui come ci vado io? Comunque, vedi quanto è semplice From Software? Lo stai già facendo. Mettere un segnalino per una quest. Lo stai già facendo. Lo hai fatto anche prima. Grande montacarichi di Rold. Richiesta di Villa Vulcano. Lo stai già facendo. L'hai fatto almeno 3 volte. Perché deve essere così difficile mettere un pallino per la quest di un personaggio? Quanto ci vuole? Niente. Ora sono curioso di vedere cosa ci dice Gideon Hoffman. Journey to the capital, lying there. It lies at the foot of a deep Erd Tree, in the east of the Altos Plateau. The fuck? Well, you managed to return. You know what this means. The Erd Tree has burned you. The fingers remain still, shaken by this turn of events. They are busy consulting the crater. When they are finished, the fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me. But you, how will you ever manage to wait? My, oh my. Infante del presagio di nobile nascita. Chissà. Ah.
Arcano 17, destrezza 35. Non posso usarmi anche questo. Forza 38. Oh, l'arco pesante del leone lo posso usare, incredibile. Anche il mazzafrusto di sto babbeo di Astel. Il mantello mi ha sbloccato. Prendo la spada just for fun. Che faccio? Glielo dico che voglio bruciare la rete di spine? Che schifo che mi fanno le due dita. Urca. Greetings, are you here for spirit? I can hear it, the howl. You should keep your nose. Well, I took you no matter it. Out you're up. Secondo me no. Secondo me non è un presagio il fabbro, secondo me il fabbro è... Mi sembra più una di quelle progenie, quelle che infestano il castello di Morn, per farti capire. In this ash, it reminds me of... Io l'ho preso sto arco perché sembrava fancy, ma porca miseria, inguardabile. È gigantesco. Find the Albinoric woman. She's in a cave. There are four more, Demi. Nicola of the Halig Tree, his twin, Melania, Luna Princess Rani, and the one Rani is said to saw here. If you should learn, I'll trade. We both are such.
If you're heading to the Forge of the Flame of Ruin, in the snowy mountaintops of the Giants, you'll need to find the Grand Lift of Rold, beyond the Forbidden Region. Or go if you would. Take no heed of Cardinal Sin. The two fingers lost their purpose a long, long time ago. Ah. Anche lui è convinto di sta cosa, quindi? That is curious. Ah, glielo dico per curiosità. Adesso glielo dico, dico vecchia, voglio da fuoco tutto. It may be thousands qualsiasi cosa tu faccia. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the Erd Tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the Rune of Death too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death. The forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Now, Gavletto. Sono un po' perplesso da sta cosa. E sembra davvero che dicano, vabbè, fa come te pare. We don't care. Allora, tra l'altro, mi è stato detto di tornare da Fia per qualche sorta di motivo. Che schifo sta cosa. Più la guardo e più mi fa schifo. Tra l'altro dobbiamo salutarci, ma io continuo a giocare, continuo a tirar fuori cose. Ma perché? This is goodbye, my dear. Come? But I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will. Not the remains of one chosen for me. And I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? This is goodbye, my dear. But I choose to lie and I will be willing to. What greater. Che cazzo significa questo è un addio? Porcaccia la miseria, ma è possibile che. What? Awesome. Awesome. Perché non riesco a colpirlo? Shit.
Seri danni. Oh oh, shit, 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 che succede? Non vedo niente. Che male. No, il fuoco no, il fuoco no, il fuoco no, il fuoco no. La hosta è fighissima. Sono forte ogni tanto. Ogni tanto sono forte, sì. Composta l'unione di un sacro marchio e semicerchio, introdurrà nell'ordine il principio della vita e della morte. L'ordine aereo fu creato allontanando la morte fatidica, il nuovo ordine sarà un ciclo di rinascita. Golden Order, the Order's justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, oh Prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. This is revenge, you witch. And you, you ghoul. This is the wrath of D. Ah, hello. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darien in the eye. Honeyed rays of gold. Deliver my spirit. Darien, now I have no regrets. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darien, honeyed. Vabbè. Oh.
Non lo so se aggiunge i non morti nell'ordine. Perché comunque sia c'è scritto... C'è scritto che il nuovo ordine sarà un ciclo di rinascita. Quindi è probabile che sia, diciamo, la vita come da noi, dove uno vive, poi muore e tendenzialmente si reincarna. La vita nella morte, dici che parli dei cosi, dei non morti? Fede 46. Fede 47. Ah, come bruciare le spine? Dili chiamava loro di vivere una morte. Mi sa che invece hai ragione tu. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the Erdtree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the Erdtree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame and can lead you to the rune of death. You must only smite before the flame can lead. Now, Leto. Flame, dear flame. Questo ancora sta a calpestare la testa di Godric, porello. Now I can do, can I? Qui come ci vado comunque? Boh. Lo scopriremo la prossima volta, esatto. Adesso volevo provare la luna di Ranni, ma non so contro chi. Quindi questa non è la torre di Morgoth. Porca c'è la miseria. È la torre est, dove caspita sta allora, scusa. Sì, esatto, un'ora fa. Vabbè, pazienza, la proviamo la prossima volta. Ok ragazzi, abbiamo fatto dei progressi.
abbiamo fatto dei progressi, non tantissimi, ma li abbiamo fatti. Cioè, in realtà abbiamo completato tutte e tre le tombe. Completato tutte e tre le tombe che avevamo trovato. Abbiamo sistemato qualche boss, qualcosa che avevamo lasciato indietro. Vendetta, bastardo. Tu che vuoi? Il cazzo del cavaliere con quella lancia di merda. Ragazzi, I'm very happy. La luna di Ranni è un ottimo upgrade per il nostro arsenale. E questa sera, sebbene durato poco, ci siamo effettivamente. Mi sono effettivamente sentito fico. Ho veramente sentito questi 68 punti in intelligenza. Ci sono volute 90 ore di gioco e molto raramente, in pochissime occasioni però, ho sentito di aver investito bene i punti. Cioè bene, non bene, nel senso, alla fine se ti diverti li investi bene a prescindere, ma nel senso, no vabbè dai, anche contro il lupo di Radagon del Monte Gelmir, contro l'assassino dei neri coltelli fino fuori della tomba, contro Margit per lungo la via, qualche piccola soddisfazione se la togliamo, piccola però meglio di niente. Ok, allora appuntamento a venerdì sera e poi sabato, mi raccomando non mancate ragazzi, perché shit got real a quanto pare. Ci siamo lasciati alle spalle la capitale e adesso abbiamo rincontrato Melina, che ci ha letteralmente detto: ehi, io vado, ciao, e poi sono tornata, voglio fare un altro accordo con te, aha, tipo in 5-10 minuti. E quando abbiamo detto che vogliamo dar fuoco all'albero, sembra che sta bene a tutti, quindi non me l'aspettavo onestamente, però vabbè. Non ho ben capito la storia di Morgoth, sinceramente, però suppongo che ci rifletteremo un po' su. Va bene, allora appuntamento a venerdì sera, non mancate mi raccomando, e fino ad allora, as always, buona fortuna. Come on then, take a seat and have a drink. We can watch life pass on by.